È stata di recente appunto costituita l'Agenzia Unica per la Mobilità della Romagna. Diciamo che la Romagna continua a essere terra di esperimenti per l'unificazione dei servizi, oltretutto anche a geometrie e geografie variabili, ma queste insomma sono eventualmente osservazioni di carattere più generale. Restando sull'oggetto della nostra interrogazione, avremo bisogno di capire, visto l'inizio un po' turbolento, dato anche il contrasto tra Start Romagna e l'Agenzia Mobilità riguardo svariati milioni di euro di debito, quale sarà la situazione sia per i lavoratori sia anche chiaramente per i cittadini, se verranno garantiti comunque i servizi, se verranno potenziati i servizi e anche quali saranno le ricadute sui costi dei servizi per i cittadini. La nuova agenzia unica romagnola non dovrebbe assumere oneri derivanti dalla gestione del contratto di servizio di Rimini. È stato sottoscritto anche un secondo accordo relativo ai debiti pregressi che Start lamentava per un valore di 9,2 milioni di euro, con particolare riferimento ai 3,9 milioni derivanti dal valore della palazzina di proprietà di AM e sede degli uffici di Start offerta dalla stessa in compensazione. Grazie Presidente. Alcune osservazioni in merito. Diciamo che tutto questo sistema di scatole che è stato creato negli anni, diciamo che non ha tranquillizzato né i cittadini né i lavoratori di Start. Ricordiamo che comunque i soci di queste società Start, AM, AMR, alla fine sono sempre gli stessi, sono i comuni che partecipano appunto al servizio di gestione, di programmazione del trasporto pubblico locale. Quindi alla fine parliamo sempre degli stessi soggetti, che si chiami AM, che si chiami Start, che si chiami AMR, sostanzialmente sono quelli. Oltretutto su Rimini grava, come lei sa, il peso del TRC, per il quale oltretutto è stata creata appositamente un'altra società che si chiama PMR, Patrimonio Mobilità di Rimini. Vorrei leggere alcuni stralci oltretutto della rassegna stampa di un paio di anni fa, quando si è costituita PMR. Veniva riportato dalla stampa locale: pesano le osservazioni stringenti del collegio sindacale, fra le quali la questione dei debiti che saranno ereditati da Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini, compresi quelli ingenti verso il gestore del servizio TPL, senza chiarire con quali fonti verranno coperti, dice il collegio, col rischio di incorrere in una tensione finanziaria o nell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni. Ricordiamo che sono già stati spesi 100 milioni di euro ad oggi per un servizio che ancora non è attivo e sulla quale ci siamo già pronunciati in merito alla validità, all'efficacia, all'efficacia e all'opportunità appunto di creare un servizio del genere. Nuove scatole societarie per tenere in piedi il costoso marchingegno della mobilità. Il Comune di Rimini sfora dalle maglie disegnate da Cottarelli e che ora sono diventate legge. Altre osservazioni fatte anche dai nostri consiglieri comunali in carica all'epoca nel Comune di Rimini: Agenzia Mobilità dovrà contrarre un mutuo per finanziare il TRC e far fronte alle altre necessità finanziarie. Mentre si disegnano complicati e incerti assetti societari, si registrano aumenti tariffari e rincaro degli abbonamenti del circa il 15%, perché Rimini era la provincia con gli abbonamenti e i costi di servizio maggiori. Concludo con le parole, e questa invece è rassegna stampa del 25 febbraio di quest'anno, della ex presidente di Agenzia Mobilità. E qui chiaramente, nonostante le sue rassicurazioni, ci premuriamo comunque di tenere monitorata la situazione nei prossimi mesi, perché l'ex presidente dice: secondo Start dobbiamo 13 milioni, secondo noi sono 8,6. Purtroppo in passato non si è mai guardato in modo attento a questi conti e si è andato avanti per consuetudine. In caso di sconfitta ricordo che a pagare non saremo noi, sono sempre solo i soci, cioè i comuni, mi permetto di aggiungere io, cioè i cittadini. Quindi ci preme osservare come con questi sistemi comunque i cittadini continuano a pagare milioni di euro per delle incertezze, e mi auguro che il trasporto pubblico locale non faccia la fine dell'aeroporto di Rimini, sul quale oltretutto anche l'assessore Corsini pochi giorni fa si è dichiarato non soddisfatto. Noi all'epoca vi avevamo avvertiti anche sull'aeroporto, vi stiamo continuando ad avvisare su quello che temiamo sarà il destino del TRC e annesso trasporto pubblico locale. Mi auguro di non doverci ritrovare qui fra qualche mese dicendovi ve l'avevamo detto. Grazie.